tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi della nuova Spring Collection 2017 di Wycon Cosmetics, la Electro Carousel. È una collezione che ci trasporta nella giocosa atmosfera di un Luna Park. Nessun limite all'immaginazione per questa collezione. Wycon ci invita nel suo party primaverile in un coloratissimo Luna Park da sogno, un carosello di emozioni e di colori tra zucchero filato, caramelle e giostre colorate che ispirano un make-up dai colori vivaci, decisi, colori pastello ma decisi, che non lasciano spazio a tonalità che non si fanno notare, ma per fortuna non mancano le tonalità neutre. È un trionfo quindi di colori e di allegria questa collezione, che è dedicata ad una donna caleidoscopica dalle mille e una sfaccettature che non teme i giudizi. Ora, io ho acquistato, non ho Wycon nella mia città come sapete, e ho acquistato i miei prodotti sul sito internet, e stamattina voglio mostrarvi i miei acquisti e oltretutto darvi le mie primissime impressioni sull'utilizzo, anche perché la maggior parte di questi prodotti li ho utilizzati per la prima volta stamattina per questo make-up. Ho deciso però di non perdere molto tempo perché si tratta di una limited e quindi potreste rischiare di non trovare più i prodotti, soprattutto se come me ordinate dal sito internet. Ora, il pack di questa collezione si tinge di tinte chiare, da un attimino che raggruppo un po' di scatoline esterni, si tinge di tinte chiare di colori comunque diversi a seconda del prodotto. Il motivo però di base è quello ed è uguale per tutti, come vedete c'è uno sfondo, sullo sfondo un motivo a rombi e poi questo diciamo graziosissimo cavalluccio della giostra proprio, che quindi è un richiamo ai Luna Park e quindi al tema principale della collezione. Ora, collezione che devo dire è molto ampia e molto completa, e come sempre io vi riassumo brevemente quello che potete trovare che io non ho acquistato. Potete trovare un primer per ciglia in polvere che va applicato prima del mascara per potenziarne l'effetto volume, un mascara con fibre quindi volumizzante, poi ci sono i lash and liner che sono praticamente dei kit che contengono due prodotti in uno, mascara e eyeliner in due colori, blu elettrico e nero, una matita automatica per le sopracciglia in quattro colorazioni, un correttore per le occhiaie in siero, antietà e antifatica in cinque colorazioni. C'è anche il giallo, purtroppo questo mi dispiace insomma non averlo preso, me ne sono accorta dopo aver fatto l'ordine. In realtà solitamente io correttori fondotinta li salto senza neanche guardarli per bene, insomma, perché non posso scegliere le tonalità dal vivo, però sinceramente questo giallo lo avrei preso molto volentieri. E comunque ormai non l'ho preso, quindi pazienza. Poi abbiamo per degli illuminanti sempre in crema con lo stesso pack del correttore, uno oro e l'altro rosa, dei rossetti liquidi glossy, quindi dal finish brillante per le labbra, e poi ci sono quattro smalti. Questa volta non ho apprezzato le colorazioni proposte, c'è un giallo, un rosa, un arancio e poi un lilla ad effetto olografico che non avrei utilizzato. E poi ci sono dei pennelli, uno ovale per l'applicazione dei prodotti in crema e uno invece per gli illuminanti, per le polveri, per illuminanti e prodotti in polvere, che ha anche un manico olografico. E infine chiude la collezione una pochette con un inserto sempre ad effetto olografico. Ma veniamo finalmente ai miei acquisti. C'ho un capello da qualche parte ma non so dove sia localizzato. Allora, veniamo quindi ai miei acquisti. Per gli occhi Wycon propone le Electro Palette, che hanno un prezzo di 8,90 euro e sono delle piccole palette molto pratiche da portare con sé anche in borsa grazie a questo pratico formato pocket. Ora, in queste palette noi praticamente troviamo quindi tre ombretti diversi. Uno ha un finish extra metallico, quindi molto pigmentato, multisfaccettato, con una texture cremosa e fondente. C'è poi un ombretto matte e un ombretto dal finish satinato. E queste piccole palette sono disponibili in 6 referenze colore. 3 contengono per lo più dei toni neutri, una è sul blu ed è molto carina, la più estrosa contiene un arancio, un verde e un viola, e poi c'è quella che ho preso io. In realtà non avevo nessuna intenzione di acquistare questa palette perché queste, avendo tantissime palette grandi, e queste piccoline finisco per non utilizzarle mai. Però sono rimasta assolutamente colpita dal rosso di questa palette che ho preso, che è la numero 06 Fakir, ed è la palette che ho utilizzato per il look che vedete stamattina. Ora, il pack esterno è questo cartoncino che è sui toni quindi dell'albicocca con il cavalluccio al centro rosato. Il pack vero e proprio è questo, quindi è nero, rettangolare
È compatto e ha un retro nero, invece la parte davanti, come vedete, è sempre in nero, ma è un nero diciamo vellutato al tatto, effetto soft touch. E poi troviamo il logo di Y con il logo della collezione, il nome del prodotto e poi questa è la giostra con il cavalluccio stilizzato in una tonalità rosata che va a richiamare il pack esterno. Aprendo questo prodotto salta davvero all'occhio che non c'è lo specchio in questa palettina, e questo mi sembra un po' un controsenso, insomma, visto che questa è una palette studiata da per portarla, insomma, con sé per viaggi e spostamenti quando si è fuori casa, e quindi può essere ancora più utile e importante la presenza di uno specchietto. Comunque non c'è, ce ne faremo una ragione. E queste sono le gialdine, che come vedete sono piccoline, infatti contengono 0,6 grammi l'uno di prodotto, però i colori di questa palette sono molto belli. Io adesso vado velocemente a swatcharli così li vediamo insieme. C'è praticamente un viola freddo, un viola freddo medio scuro dal finish satinato. Datemi un secondo, ci vuole uno stacchetto musicale, non sono ancora così tecnologica. Ok, questo lo voglio mostrare per com'è senza andare a migliorarlo. Ok, pulisco le manine. Allora, sono tre colori, dicevamo, in questa palette c'è un viola freddo. Eccolo qua, medio scuro, intenso, un bellissimo viola satinato che non è estremamente pigmentato, però credo proprio sia un colore molto molto modulabile. E poi al centro invece vedete il motivo del mio acquisto, che è questo meraviglioso rosso, un rosso intenso che ha una texture davvero cremosa e fondente, estremamente pigmentato, e un rosso ramato pieno di riflessi, un rosso caldo, insomma, che io davvero trovo spettacolare, ed è quindi l'ombretto che ho utilizzato stamattina. In realtà poi non ho utilizzato altri colori della palette perché non volevo esagerare, già questo è un colore molto vistoso e ho solo sfumato poi nella piega un semplice un marroncino. Cosa volevo dire in particolare? Che comunque, come vedete, il colore sulle palpebre un po' fortunatamente si spegne dopo l'applicazione, insomma, quindi è più portabile rispetto a quello che sembra poi, perché l'effetto finale è questo e non mi sembra poi così eccessivo. Però è un colore fantastico, insomma, se amate gli ombretti rossi. E poi abbiamo un nero opaco, un nero opaco che in realtà, come vedete, non è un granché, perché è un nero un po' sbiadito, non è estremamente pigmentato, però di sicuro è un nero che non ha una texture secca, asciutta, una texture abbastanza setosa e non è polveroso. Quindi diciamo che la qualità di questa palette mi sembra buona. Non so come sono le altre, però sicuramente questa merita per questo tono particolare di rosso, per quanto mi riguarda. Insomma, sono contenta di averla acquistata, è un colore davvero molto molto bello. Per le guance invece Wycon propone i Candy Blush, che hanno un prezzo di 9,90 euro e sono dei blush cotti dal colore pieno e luminoso, molto pratici da portare con sé, sempre per il pack, il formato pocket. Ora, il pack di questi blush è questo, quindi abbiamo esternamente il cartoncino, questa volta con i toni sull'azzurro, e questo invece è il pack del blush, quindi sempre nero, soft touch con tutte le info sull'azzurro, quindi che richiamano il cartoncino esterno, e qui praticamente non abbiamo l'indicazione del quantitativo di prodotto contenuto all'interno. I colori sono 4, sinceramente li avrei acquistati tutti perché sul sito, almeno vedendoli dal sito, insomma, sembrano uno più bello dell'altro. Ho preso il colore 01, che sembra un tono rosato caldo intenso, e il colore 04, che invece è un rosso, diciamo fucsia, molto acceso, ma ho preso gli altri due. La texture di questi blush è setosissima e molto molto sottile. Sono dei blush che non hanno una pigmentazione estrema, ma è un bene secondo me, adesso capirete perché, perché comunque i colori sono molto intensi e sono comunque facilmente modulabili e facili da sfumare. Il finish è satinato con qualche delicata perlescenza. Vado a mostrarvi i colori. Ho preso questo qui, che è il numero 02 e si chiama Fucsia Flash, Fucsia Flash, Fucsia Wow, cambio pure i nomi dei prodotti ormai. Il Fucsia Wow, come vedete, che è questo bellissimo fucsia medio scuro e freddo, che tende un po' al violaceo. In realtà sul sito sembra ancora più violaceo di come è in realtà, ma è un colore bellissimo secondo me. È un colore che mi
mi è sembrato più particolare rispetto agli altri, agli altri due proposti, eccolo qua, e l'ho preso proprio per abbinarlo, insomma, ai miei rossetti, diciamo, viola fucsietti, come li chiamo io, e mi piace veramente tantissimo questo punto di fucsia, è veramente bellissimo. E poi ho preso il blush numero 03, che si chiama invece Warm Cheeks, ed è un blush strepitoso, è quello che ho utilizzato stamattina. Vado a mostrarvi il colore, e questo è proprio, insomma, un colore adattissimo a me, proprio perfetto per i miei gusti. È un bellissimo terracotta, un terracotta rossastro, quindi caldo e intenso. In questo le perlescenze sono un po' più evidenti e sono ramate, quindi per me è un blush questo veramente che merita. Lo userò tantissimo in estate, è il colore che indosso, ho stamattina anche provato sulle guance, e questo è il colore, questo è veramente bellissimo, insomma, per i miei gusti. È un colore che assolutamente illumina e scalda l'incarnato e rimane comunque molto naturale sulla pelle, quindi questo mi piace davvero molto. E non so se si nota, ma sbocciandoli sembrano non avere una stesura uniforme questi blush, ma poi vi assicuro che applicandoli sul viso non danno alcun problema e sono facilissimi da sfumare, proprio perché hanno veramente una texture molto molto sottile. E per il viso però ho voluto prendere anche altri due prodotti che, devo essere sincera, mi hanno colpito moltissimo anche per il loro aspetto. Un attimino, perché ho le mani veramente in una situazione pietosa. Allora, ho preso quindi altri due prodotti viso. Uno è l'illuminante della collezione, che si chiama Unicorn Highlighter. È un illuminante praticamente ad effetto rainbow. Questo illuminante ha un costo di 12,90 euro. Il pack esterno è praticamente identico a quello che abbiamo visto per il blush, ma è più grande e contiene, in questo caso c'è l'indicazione, 10 grammi di prodotto. L'illuminante è questo, è bellissimo, veramente molto molto accattivante esteticamente. Come vedete ha la gialla multicolor, composta quindi da 5 fasce di colore: rosa, verde, giallo, questo tono ramato e un lilla chiarissimo. È bellissimo questo effetto arcobaleno, che richiama proprio le favole e il mondo fatato degli unicorni. Il prodotto si utilizza andando praticamente a prelevare tutte le tonalità insieme, quindi andando a mixare, a mescolare le 5 colorazioni, che è quello che sto facendo per mostrarvi il colore che risulta. La texture è sicuramente morbida, setosa, una texture fondente, come dice Wycon, e la pigmentazione non manca. Il colore che viene fuori è questo, che è anche particolare perché si tratta di un color, diciamo, champagne, è però un po' rosato, pescato, un po' dal sottotono abbastanza neutro, quindi secondo me si adatta a molte carnagioni. Ha un finish, come vedete, luminoso, però non metallico, e contiene delle perlescenze che sono appunto particolari perché ramate, e però non sono grossolane, quindi diciamo che l'ho applicato stamattina per la prima volta. Però devo dire, ovviamente non penso possa vedersi nel video, però l'ho applicato, vi dicevo, per la prima volta, però sinceramente, insomma, mi sembra un buon illuminante, sicuramente un illuminante valido e sicuramente anche un illuminante particolare per il suo aspetto. Sicuramente si può anche utilizzare andando a prelevare magari la polvere più da una parte, più dall'altra, cercando magari di ottenere anche delle sfumature diverse. E poi procediamo quindi con l'ultimo prodotto viso che ho voluto prendere, e si tratta della Perfecting Color Powder, quindi è la cipria illuminante. No, non è la cipria illuminante, però un attimo, perché questa ce la devo proprio fare, mi devo concentrare. È la cipria correttiva multicolor, ha un costo sempre 12,90 euro. Il pack è identico a quello dell'illuminante, però contiene 8,5 grammi di prodotto, e la gialla in questo caso è questa. È bellissima questa cipria, come vedete si tratta di una gialla che presenta questa trama a mosaico nelle tonalità sul lilla, insomma, rosa, giallo e verde, che dovrebbe andare quindi a correggere le scrumie cutanee, quindi praticamente contiene un mix di nuance pastello. La texture di questa cipria è estremamente setosa, leggera, impalpabile. È quello che colpisce di più, devo essere sincera, quindi ha veramente una texture molto molto valida. Il colore che deriva dalla fusione delle nuance pastello è questo, che è un lilla chiarissimo. Un lilla chiarissimo che dovrebbe anche andare a ravvivare gli incarnati spenti. Un lilla che io stamattina quindi ho applicato su tutto il viso, e che per fortuna, insomma, non mi sembra almeno che ha alterato il colore del fondotinta. Devo dire, insomma, che anche in questo caso è un prodotto che ho utilizzato per la prima volta, però la mia impressione è assolutamente positiva. Uniforma e opacizza quindi l'incarnato, quindi cancella la lucidità. E come vi ripeto, insomma, la cosa che mi ha veramente colpito di questa cipria è la sua trama, perché ha davvero un trito finale.
finissimo, quindi come prime impressioni sono assolutamente positive. Ora andiamo, quindi passiamo all'ultimo prodotto della collezione che ho voluto acquistare e si tratta praticamente di un paio di rossetti della linea Delicious Lipstick che hanno un costo di 9,90 € e Wycon li descrive come una coccola per labbra esigenti perché sono dei rossetti che hanno un colore ricco, garantiscono un comfort a lunga durata grazie ai loro preziosi oli vegetali contenuti quindi nella formulazione. Tra questi c'è l'olio d'argan, ma ci sono anche gli oli di nocciolo di albicocca e rosa moscheta, idratanti e nutrienti. Sono dei rossetti che hanno una texture morbida, cremosa, ma non troppo cremosa, con una delicata profumazione dolciastra. Sono ben pigmentati, quindi non immaginatevi dei rossettini sheer e sono davvero molto scorrevoli sulle labbra, quindi l'applicazione è davvero un gioco da ragazzi e oltretutto sono molto idratanti, quindi levigati sulle labbra, sono perfetti per le labbra secche. Il finish, come potete vedere, è un finish che descriverei come satinato, insomma non è un finish particolarmente luminoso, rimane dopo un po' solo un velo di luce sulle labbra e non resistono sicuramente ad un pasto completo, però se non mangiate con una matita di base durano tante tante ore. Io questo colore che sto indossando stamattina l'ho indossato anche ieri dall'ora di pranzo, praticamente da dopo pranzo all'ora di cena, ho solo bevuto nel pomeriggio e ieri sera era ancora così, quindi assolutamente la tenuta è buona. Ora, quel pack di questi rossetti è questo, quindi abbiamo esternamente un cartoncino che questa volta è sul verde e lo stick invece, il pack del rossetto è questo, quindi è sempre nero con questa forma allungata e sottile e sul top troviamo sempre la nostra giostra con il cavalluccio che io sicuramente sto facendo vedere al contrario, ma sapete che non vedo una mazza e quindi pazienza, insomma, un po' di fantasia. Cosa volevo dire in più su questo pack? Che ha una chiusura magnetica. E lo stick è a sezione tonda, di quelle che io non amo, però ultimamente insomma sta andando per la maggiore. Ora, i colori che ho preso sono due. Non ho preso il colore 01 che sembra un nude beige sul sito, il colore 02 che sembra un rosa corallo e il colore 05 che è un ben deciso rosso. Ho preso il colore 03 che si chiama Drops of Jupiter perché sembra, visto diciamo dall'anteprima sul sito, un bellissimo marroncino rosato, quindi un tono anche molto di tendenza in questo momento e sarà sicuramente per questo che è l'unico colore che in questo momento è già sold out sul sito internet. Peccato però che il colore che si riceve a casa, scusate se rido, ma veramente è meglio ridere, il colore che si riceve a casa è questo e non ha assolutamente niente a che vedere con il colore che si vede sul sito, perché 03 Drops of Jupiter è questo. Passiamo al braccio numero 2. Il colore è questo, che non mi sembra, insomma, si possa descrivere come un marroncino rosato, io lo descriverei più che altro come un rosso diciamo aranciato, caldo, un po' spento e un po' bruciato. È un colore che a me piace moltissimo, devo essere sincera, però non è quello che mi aspettavo, quindi ancora una volta Wycon ci stupisce con effetti speciali. Ora, però questa volta sono stata furba e ho acquistato direttamente due rossetti, ho acquistato infatti anche il numero 04 che si chiama invece French Lips, dopo quello insomma che mi è successo con la collezione Wycon Lucille. In buona sostanza non avevo preso il colore più bello della collezione perché sul sito mi sembrava scurissimo. Questa volta invece ho preso il colore 04 French Lips che sembra scurissimo sul sito e non lo è. È questo il rossetto, è bellissimo ed è quello che indosso stamattina sulle labbra. E si tratta di un marroncino rosato, questa volta sì, medio scuro, dal sottotono caldo e con un tocco di di prugna all'interno, è bellissimo, è un color labbra scuro, un colore che è un passepartout molto molto naturale sulle labbra, veramente un rossetto che sta bene con tutto. Ora, con che cosa l'ho abbinato? Con una delle mie matite nude preferite che è di Zoeva ed è una Graphic Eyes Plus nella colorazione It's Never Over, che in realtà non ho sbagliato, è proprio una Graphic Eyes perché questa è una matita per occhi, ma io la uso sulle labbra, è una delle mie matite nude preferite e sinceramente sugli occhi non penso che si possa utilizzare facilmente perché ha una texture davvero morbidissima, estremamente cremosa, che è l'unico difetto, insomma, di questa matita che bisogna per questo, insomma, temperare spesso.
però è una matita estremamente confortevole, intanto vi mostro il colore, estremamente confortevole ed è waterproof, quindi una volta che si fissa ha una durata estrema. Infatti io questa matita l'ho comprata questa per la seconda volta e l'ho finita quest'estate, perché questa è stata praticamente il mio rossetto da spiaggia. Con questa io non avevo problemi, insomma rimaneva inalterata sulle labbra per tutta la giornata. E questo è il colore, quindi è un bellissimo marroncino rosato, come vedete, insomma molto naturale sulle labbra, assolutamente è quella che vedete. E ovviamente in estate si vedeva di meno la colorazione, perché con la pelle ambrata insomma il colore risultava più naturale. Comunque è una matita fantastica, manca forse un po' diciamo di plum, della componente prugna che c'è nel rossetto, però secondo me è una splendida combo. E quindi questi sono i due rossettini che ho preso, 03 Drops of Jupiter, 04 Frenchy Lips, che è quello che vedete stamattina sulle mie labbra. Bene, devo dire che sono soddisfatta dei miei acquisti, sono un po' diciamo delusa per il colore 03 che non corrisponde al sito, insomma, però sono comunque contenta dei miei acquisti. Sicuramente consiglierei a Wycon di inserire magari degli swatch reali sul sito, sicuramente venderebbero molto ma molto di più, perché so che in tanti insomma non acquistate più proprio per questo problema di affidabilità dei colori sul sito. La collezione mi sembra sicuramente fresca, primaverile, abbastanza completa. Mi intrigano anche un paio di prodotti che non ho preso, sicuramente mi piacerebbe provare quel kit blu elettrico con mascara e eyeliner e il correttore giallo per le occhiaie, ma magari aspetto qualche recensione giusto per capire se ne vale la pena. Non so con quanti pezzi si riceve, però io nel pacco ho ricevuto anche questa cover, e questa cover che è per iPhone 5, 6, 6 Plus e 7, e con il nostro bellissimo, la nostra bellissima giostra con il cavalluccio stilizzata e poi la scritta "La vita è una giostra", che mi trova completamente d'accordo. Io spero di esservi stata utile, vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima.